Bentornati su My Football Jersey. Siccome è una delle maglie che mi è piaciuta di più durante i mondiali in Qatar, ho deciso di fare una comparazione tra la versione fan, che è quella che indosso, e la versione player della seconda maglia della Germania, appunto dei mondiali. Una delle differenze principali tra la versione player e la versione fan è il fatto che gli stemmi della nazionale e il logo Adidas sono nella versione player termosaldati, mentre nella versione fan sono appunto ricamati. Sulle spalle, in entrambe le versioni, le tre stripes sono cucite, ricamate. Nella versione player, come potete vedere, il tessuto è molto più traspirante, questo per garantire un maggior comfort durante la partita ai giocatori. Avete visto? Differenze da lontano non ce ne sono tante, ma poi più si va nel vicino, nello specifico, e qualche piccola appunto differenza c'è. Questa che vedete è una versione fan, quindi ha una vestibilità un po' più comoda. Di questa io indosso una taglia M. Vi ricordo che la versione fan è quella dedicata appunto ai tifosi, quindi è un po' più confortevole. Questa che vedete invece è la versione player, la versione pensata per i calciatori, quindi ha una vestibilità più ridotta. Difatti di questa io indosso sempre una taglia più grande, indosso una L. E fate attenzione perché nella versione player, se avete un po' di pancia, non è la maglia che fa per voi. Spero che il video vi sia piaciuto. Spero che abbiate potuto apprezzare le differenze tra le due versioni. Vi ricordo che la versione player, questa un po' più tecnica, i materiali a mio avviso sono un po' più ricercati perché devono garantire una maggiore traspirabilità alla maglia. Nella versione fan, che costa anche un po' meno, c'è una vestibilità più comoda e dei materiali un po' meno, diciamo così, tecnici. Ora, prima di salutarvi, io spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima!